vedere la nostra di casa. No, appena finisce. Di qua, dove? Di qui? Tanto questo suono, sì. Per la prima volta in assoluto. No, perché così lascio giù, giusto. Sappiamo che all'interno dell'aula saranno rispettate tutte le regole e questa è l'unica cosa che ci può confortare. Sul resto ci sono tanti dubbi che non dipendono direttamente dal nostro istituto, ma dipendono in realtà dall'andamento poi dei contagi e soprattutto dal fatto che i raffreddori, piuttosto che semplici febbri, non per forza da Covid, possano bloccare un po' la frequentazione della scuola. Se dovessimo richiudere, io mi auguro che non sia una chiusura totale e soprattutto che non sia una chiusura permanente. In ogni caso siamo pronti. Così come lo eravamo prima, forse un pochino disordinatamente ci siamo mossi all'inizio, però adesso abbiamo messo a punto dei protocolli anche per l'avvio di una didattica digitale integrata e quindi se dovesse capitare ancora non saremo più impreparati come prima. E ho incontrato Alessandro Monticelli. Di piscina? Sì. Ah, bella. Ma tuo nipote è quella piccolina. Poi sono Francella e gli ho regalato un cucciolo. Ovviamente oggi è una giornata molto emozionante perché li rivediamo dal vivo e con i bambini, soprattutto così piccoli, la cosa fondamentale è la relazione. Non possiamo avere il contatto fisico, però già solo poterli vedere negli occhi è qualcosa di meraviglioso. Una cosa, vai! Che in questo stato rischiato di fare due incidenti, colpa di frenare. Ed è tutto in discesa. Ed è sempre in discesa, ovviamente ti porta giù a valle. È un fiume, sì. Pieno di sapone. Avete passato delle vacanze? Poi! Ma il posto non per forza? No. Ma se ricordi il paese dove vivo? Ha fatto questo, mi sono nati i cuccioli. Meravigliosa.